partirò dalla definizione della proprietà della comologia dei gruppi non limitata, sia perché è un oggetto classico, comunque che incontrerete nei vostri studi quando intraprendete nel campo della geometria, e sia perché penso che possa essere connesso ai contenuti di topologia algebrica che vengono svolti. Comunque io do una presentazione della topologia dei gruppi ovviamente diversa da quella che mi ha dato nel corso di topologia algebrica, però dovrebbe perlomeno suscitare delle reminiscenze in chi abbia seguito i corsi di elementi di topologia algebrica. Cominciamo con la definizione della topologia dei gruppi. Allora, la topologia dei gruppi è la topologia associata al complesso, il complesso delle catene reali sui gruppi. Oggi i coefficienti saranno sempre numeri reali, e per chi fosse attenzionato alla topologia con coefficienti moduli su G, R sarà sempre pensato come modulo banale. Perciò le cocatene reali di grado n sono semplicemente le funzioni che da G a n più 1 in R, dotate e c'è, diciamo, al variabile di n è così costruito un complesso di spazi vettoriali, il differenziale è quello che direi solito della comologia. G però agisce sulle catene di grado n a valori n, semplicemente perché G agisce su se stesso tramite traslazione, e dunque tramite l'azione diagonale G agisce su G alla n più 1, e precomponendo una cocatena con questa azione di G, riusciamo a far agire G sulle cocatene. La cumulogia di G è definita semplicemente come la cumulogia del complesso delle cocatene di invarianti. Infatti è molto facile dimostrare che se una cocatena è invariante anche il suo differenziale lo è. Dunque il differenziale si restringe a una mappa da catene, n cocatene invarianti, n più 1 invarianti, dunque posso una solita definire la topologia del kernel differenziale o l'immagine differenziale. Fermandomi però, cioè concentrandomi soltanto sulle cocatene invarianti. Questa definizione è una definizione puramente algebrico-combinatoria, però vi voglio immediatamente spiegare la relazione con la topologia singolare, anche perché diciamo altrimenti l'oggetto rimane troppo stanco per essere. Allora, prendiamo lo spazio topologico e fissiamo subito il riferimento universale e ricordiamoci che il gruppo fondamentale di X agisce come gruppo di automorfismi del riferimento universale. Pertanto, cosa sono le cocatene singolari su X? Con CN di X indicherò le cocatene singolari e i coefficienti reali su X, oggi tutti i coefficienti singolari. Sono esattamente le cocatene singolari su X tilde che siano però invarianti per l'azione di G. Questo è ovvio perché se ho una cocatena su X, la rimonto a una cocatena su X tilde che è automaticamente G invariante. E viceversa, se ho una cocatena su X tilde G invariante, questa è il pullback tramite la mappa di rivestimento, esattamente lì. Non è una sola cocatena. Se avete domande, fatele ovviamente. L'esposizione, dico per i colleghi, l'esposizione naturalmente è rivolta agli studenti, dunque è molto abbastanza. Allora, per mettere in relazione la cocatente, la sì, G è contenuto di automorfismi proprio. No, è, cioè, è uguale, nel senso che dipende da, naturalmente gli automorfismi di rivestimento per me sono le mappe che fanno comutare questo diagramma. Perciò, cioè, naturalmente questo ha una marea di omeomorfismi da se stesso. Però tutte e sole le mappe che fanno commutare questo diagramma costituiscono naturalmente un gruppo che è isomorfo al primo di X. Perché sì, no, ma il fatto che G è contenuto in altro conflitto, cioè non è se G è il più uno di un arbitrario coefficiente del vestimento universale per un'azione libera, eccetera, di un sottogruppo del gruppo degli automorfismi del vestimento universale. No, ma in questo contesto è uguale, scritto come mappa. Diciamo, il più 1 di x tilde su g è g. Ah, sì, è vero. E questo è sempre più. Perché questo è universale. Questo è universale, dunque regolare, dunque i suoi
uguale a te. Diciamo, per ogni laccio qui c'è un solo, insomma, c'è proprio un laccio, è uguale. Allora, se vogliamo mettere in corrispondenza la cronologia di G con quella di X, quello che farò sarà mettere in corrispondenza le concatene su G con quelle su X tilde. E se io riuscissi a definire una mappa di complessi dalle concatene su G alle concatene su X tilde, che sia una G-mappa, G-mappa di complessi vuol dire mappa di complessi dunque con un valore differenziale, e G-mappa vuol dire che è G equivariante. Cioè, quando agisco su G in partenza e applico psi, è come applicare psi a G. Allora, questa qui si restringerebbe a una mappa di complessi dagli invarianti di C star di G agli invarianti di C star di X tilde. Gli invarianti di C star di X tilde sono C star di X, e dunque avremo una mappa in cromologia dalla cromologia del gruppo alla cromologia di X. Facciamolo. Allora, nel caso di spazi buoni, per esempio X c'è il doppio complesso, posso, come in realtà con la definizione di dominio fondamentale per ogni X, riesco a fissare un dominio fondamentale relazione di X, cioè di G su X tilde, vuol dire semplicemente un insieme di rappresentanti per l'azione di G su X tilde. Casi che probabilmente avete in mente anche dal secondo anno sono quando fate, realizzate il top S1 per S1 come R2 modulo Z più Z, il quadrato è un perfetto dominio fondamentale. Okay? Allora, noi cosa dobbiamo fare? Vi ricordo che noi dobbiamo costruire questa mappa qui, perciò, dato una concatena su G, dobbiamo costruire una su X tilde, che vuol dire che se io so come associare un numero a una N1 upla in G, devo sapere come associare un numero a un simplesso in X tilde. Dunque, dualmente, vuol dire che se da un simplesso in X tilde riesco a tirare fuori una N1 upla in G, ho fatto, perché prendo il simplesso, prendo N1 upla e do il valore al simplesso che la mia fissata concatena ha. Dunque ci siamo ricondotti, diciamo, ad associare un simplesso una n più molta di elementi di G. E questo è abbastanza facile, perché fissata F vado a guardare solo i vertici del mio simplesso. Ciascun vertice vivrà in un opportuno traslato di F. Allora il primo vertice, anzi, il zeresimo vertice vivrà in G0 per F, il primo vertice in G1 per F, il secondo in G2 per F, il terzo in G3 per F. Allora cosa faccio? Dato una concatena sulle una concatena di gruppo, cioè che si mangia una n1 di elementi di gruppo che costituisce un numero, faccio così, prendo il simplesso, guardo la n1 che identifica i suoi vertici e valuto fi sopra la n1. D'accordo? Dunque esiste una mappa, diciamo, questa cosa è canonica in ultimo senso, dalla cronologia del gruppo nella cronologia. La domanda, cioè il problema, diciamo, è un problema risolto negli anni 40, è un gran problema. Questa mappa è effettivamente un isomorfismo? Beh, cioè, per usare l'isomorfismo uno potrebbe costruire l'inversa. Allora, prima, dato un simplesso nel presente universale, naturalmente quella costruzione era invariante, questo modello, ma diciamo. Cioè, è chiaro che se qui traslo il simplesso per l'azione di G, i suoi vertici vanno negli opportuni traslati delle regioni fondamentali, dunque se qua ho G per S, qua ho G per G0, dunque la vedo la G per Gn, che dunque va tutto bene. Ma anche il fatto che ogni vertice deve essere su un traslato diverso? No. No, G può essere pure la GJ. Ah, ok. No, non sto asserendo che i vari G come sono diversi tra loro. Ok. Non lo mai asserendo. Va bene. Cioè, potrebbe essere anche il simplesso costante. Se qua i simplessi sono simplessi singolari, la cronologia è singolare, dunque io disegnavo un bel simplesso. Però quella è l'immagine, cioè dovete pensare come l'immagine di una mappa definita sul simplesso standard, che però sì, può essere anche così. Però l'immagine dei suoi vertici sono dei punti, in stile, ciascuno dei quali vive in una regione, dunque è tutto bene. D'accordo, vogliamo fare l'inverso, cioè dati degli elementi del gruppo voglio costruire un simplesso. È chiaro che questa cosa introdurrà una magari arbitrarietà, perché dati degli elementi dei gruppi avrò se volete i vertici del simplesso, ma poi quello rientra, diciamo, è un fatto di scelta.
quindi diciamo, noi dobbiamo associare sempre in maniera primariante il centro di realtà che la mappa che scrivo conti con il bordo, cioè che sia un simplesso, gli associo, scusate, gli elementi del gruppo, gli associo un simplesso, poi quando il bordo di quella n più 1 upla, gli devo associare la somma alterna delle facce del simplesso di là, e perciò devo partire dal gruppo arrivare. Allora, notate che per equivalenza basta definire S, diciamo, basta associare a una n più 1 upla di elementi del gruppo S quando la n più 1 upla inizia con 1. Perché se non inizia con 1, siccome già so che lo devo fare equivalente, non è che ho tante possibilità. A G0Gn devo associare esattamente G0 per S di quello lì. Se la voglio equivalente c'è una sola scelta, dunque mi basta. Per farlo mi serve l'assunzione che x sia semato un falso, se no tutto questo per dire diventa falso, che lo spazio sia asferico, cioè che tutti i gruppi di omotopia superiore al primo siano nulli. Allora cosa facciamo? Beh, facciamo esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto. Fisso un punto nella regione fondamentale e questo mi permette già di associare un elemento del gruppo a un punto indistinto. Semplicemente il trasato del registro, cioè esattamente il contrario di quello che ho fatto. Adesso, e qui l'ho definita a livello 0. A livello 0 C0 di G se proprio G. E ho fissato una mappa dalle concatene, dalle catene di grado 0 in G alle catene di grado 0 in X. Adesso passo a quelle di grado 1. Beh, dato 1 e G1, cosa so? So già cosa devo, siccome voglio che commuti col bordo, devo a 1,G1 devo associare un 1 simplesso singolare, il cui bordo è già fissato. Deve essere esattamente G1 per X0 meno X0. Ok? Non è qualche scelta. Se voglio costruire una chain map per equivalente, beh, lo fisso a caso. Prendo un cam X tilde e connesso per alti, quindi un cambio a caso. Andiamo avanti. Dati 3, cosa devo fare? Siccome voglio fare, conosco già il bordo, perché da X0 a G1 di X0 l'ho già fatto per ipotesi di costruisco definitivamente. Anche quello lì l'ho fatto. In realtà ho fatto anche questo qui, perché per G equivalenza io ho già definito tutti gli 1 simplessi che mi servono tra coppie della forma G0 per X0, G1 per X0. Adesso devo definire un 2 simplesso che ha quello lì come bordo. Ce la faccio? Sì, perché X tilde è semplicemente connesso. Dunque lo posso fare. Però per andare avanti è chiaro che adesso ne ho 4, cos'è che ho già definito? Beh, ho già definito tutti questi qui. Ho già definito tutte le facce bidimensionali che bordano il simplesso che devo definire. Però riesco a riempire quell'oggetto? E questo è vero perché x tilde ha un secondo gruppo di omotopia banale. Se x tilde non avesse secondo gruppo di omotopia banale, non è scontato che quel bordo lì che vedo si riempie. Beh, a questo punto è andare avanti ovvio, cioè quando avrò un quarto simplesso, avrò già definito tutte le sue facce, dovrò riempire una cosa che è tipologicamente una sfera e ce la faccio. Dunque, ce l'ho fatta, diciamo, questa roba. Una composizione è proprio l'identità, perché se parto, se ci pensate un attimo, se parto da una n più 1 di elementi del gruppo, costruisco un simplesso come l'ho costruito, e poi torno indietro, beh, ritorno alla n più 1 di elementi del gruppo, per costruzione. E viceversa, no, perché devo partire da un simplesso singolare i cui vertici, è vero che stanno il primo in G0 per F, il secondo in G1 per F, il terzo in G2 per F e via dicendo. Però intanto i vertici potrebbero non essere proprio nel punto base di F. E poi, cosa faccio? Prendo gli elementi del gruppo, poi ne ho costruito uno specifico di simplesso io, magari non è quello da cui sono partito. Però i due sono, cioè c'è un modo di omotopare uno nell'altro canonico, sempre perché lo spazio è sferico, riesco a costruire in maniera geometrica. Dunque, fine della storia è che per ogni x asferico, c'è questo isomorfismo canonico, ok? Perciò la cronologia del gruppo è uguale alla cronologia singolare. X è sempre un c doppio? No, in realtà no. È uno spazio perché. Cioè, quello che qua si spiega prossimamente un po' già è che dato G costruisco un KG1, che è esattamente uno spazio che ha G come P1 e da P2 sono tutti nulli, ed è un ciclo complesso.
Due oggetti di questo tipo sono omotopicamente equivalenti. Qui serve il centro del complesso per dire che sono omotopicamente equivalenti. Però per dimostrare che hanno la stessa coomologia, quella che ho fatto nella dimostrazione di non usare lo stesso circuito. Un po' meno. Sono weak, vabbè, si chiamano debolmente equivalenti. Va bene, passiamo ora a quello che mi sta più a cuore, su cui faccio effettivamente ricerca, che è la cologia limitata dei conti. La cologia limitata, per quanto riguarda le definizioni, è una lievissima, la definizione muta poco di poco il contesto, perché per ogni concatena quello che posso fare è semplicemente calcolarne la norma del finito. La norma del finito di una concatena è esattamente al vagare in tutte le n più numere prendo il sub del numero di quanto vale qui su questo oggetto. Questo sub non ha nessuna ragione per essere finito però. E semplicemente definisco le concatene limitate vista per bounded come quelle che hanno norma di infinito finita. D'accordo, è molto semplice dimostrare che le concatene, l'essere limitato è una proprietà preservata sia dal differenziale sia dalla razione di G, cioè se ho una concatena limitata, G per lei è limitata. Questo è completamente ovvio, G per lei assume esattamente tutti i valori che assumeva lei, abbiamo, stiamo solo traslando il mondo. E il differenziale è anche facile, perché il differenziale di phi applicato a un simplesso da phi applicato a n più 1 la definizione simplessi. Dunque è chiaro che se ciascun termine era limitato, e la cologia limitata è semplicemente la cologia di questo complesso, in cui guardo solo quelle G equivalenti sempre e limitate. È anche dotata di una seminorma, perché quella norma all'infinito su tutte le concatene si restringe a una norma all'infinito sui cocicli. Adesso, che cos'è la cologia? È cocicli monocomodi. Allora, in generalissimo, se avete uno spazio vettoriale normale, un sottospazio, sul quoziente c'è una seminorma. Perché vuol dire seminorma? Perché se il sottospazio è chiuso ho proprio una norma. Ma se il sottospazio non è chiuso potrebbero esserci elementi che stanno nella chiusura del sottospazio e dunque loro vorrebbero avere norma zero, perché sono vicini arbitrariamente a norma zero, però non sono nel sottospazio, dunque sono elementi in un numero. Dunque, questa seminorma soddisfa tutti gli assiomi della norma, cioè il fatto che può essere zero su elementi. Naturalmente se fossi in spazio di dimensione finita sarebbe tutto a posto, ma è chiaro che Cn BDG è uno spazio totale reale di dimensione totalmente infinita. Va bene, anche qui facciamo l'analogo a spazi topologici, torna tutto benissimo, nel senso che se uno dà la definizione di norma all'infinito che si immagina a una concatena, cioè il sub dei moduli, dei valori che la concatena assume sui singoli simplessi, anche qui restringe la propria attenzione a quelle limitate, in questo senso. Queste qui sono come sottocomplesso, relativa a un certo che ho fatto salvo. Questa è la cologia limitata di anche le okay? Anche qui uno si può chiedere, sono isomorfe, sorprendentemente vanno un risultato più forte. Cioè, per ciclo per complessi numerati in realtà, diciamo, è vero che ogni spazio connesso per archi, però non è stata pubblicata la versione generale, vi è effettivamente un isomorfismo isometrico canonico. Notate che qui è sparita l'ipotesi della sfericità, cioè qui non serve nemmeno che io sia sferico, è vero sempre. La dimostrazione, nel caso asferico, cioè se ci pensate un attimo, quelle mappe che ho costruito andando avanti e indietro, dai gruppi all'esempio universale, erano isometrie dal punto di vista della norma. Perché? A un singolo simplesso di gruppi avevo sempre associato un singolo simplesso singolare e viceversa. Dunque, la norma dell'infinito di una concatena di qua veniva preservata da quella. Dunque, nel caso asferico, la dimostrazione che ho dato non funzionare. Nel caso di un asferico, la dimostrazione è molto sottile e si basa su questo fatto. Vogliamo ricondurre, ve lo dico non perché ma perché mi serve per introdurre una classe di gruppi che sto per nominare. Cosa si fa? Si prende X, lui non è asferico,
Però se ci pensate un attimo, quando avete un oggetto non è sferico, per esempio, fatemi così. Se avete una cosa non semplicemente connessa e la volete aprire, aprire vuol dire volete fare in modo che lo diventi, vedete che questo è universale. Adesso è un vestito universale che è semplicemente connesso, ma magari il suo P2 non è 0. Ci sarà un modo di aprire e aprire adesso, di rendere lui la base di una mappa il cui spazio totale sia semplicemente connesso ma abbia anche il P2 uguale a 0, e poi posso farlo col P3, col P4, la risposta è sì. Ovviamente i residenti non vanno più bene, devo usare dei fibrati principali, configuro possibile, e sarei, allora, da x a x tilde c'è un'azione di un P1 di mezzo, da x tilde a quello che risolve la sua seconda omotopia, c'è di mezzo un fibrato principale, ma siccome il P2 è abeliano, tutti i piconi da 2 in poi sono abeliani, tutti i passaggi dall'investimento universale agli spazi totali dei fibrati successivi, che al limite mi daranno una roba sferica, avvengono tramite azioni di gruppi abeliani. Una cosa incredibile, cioè che è banale, ma che cambia incredibilmente le cose dalla congenità a quella normale, è che la cosmologia limitata non vede i gruppi abeliani. I gruppi abeliani sono presenti in miseria della cosmologia limitata, e questo è il motivo per cui questo teorema è naturalmente hanno sempre un testo di tanto spero che tiene questa cosa di fibrazioni principali, però no, quella con X se l'ho messo per archi. Ok, cioè se sai che è vero, non sono scritto. Sì. Cioè io conosco la persona che lo sa dimostrare, ho anche visto un suo seminario, ma è un ragazzo un po' particolare. Non scrive, non pubblica. Però è un risultato suo, diciamo. È folklore. Ma tanto non è che interessa. Ah, è una curiosità. Per le applicazioni difficili non si impara. Mi fido molto di tutto questo che si vede. Cosa intendi quando dici che per risolvere il P2 agisce un tempo un po' abeliano? Com'è? Cosa intendi quando dici che per risolvere il P2 agisce un tempo un po' abeliano? Intendo che, visto che il P2 è abeliano, ci sono dei vecchi risultati di Dold e Kamm che ti spiegano come costruire un fibrato principale, la cui fibra è un gruppo topologico abeliano, però riesce a farci, cioè, è tutto molto... Quindi il gruppo abeliano è... Il gruppo abeliano è gruppo, cioè un fibrato principale, il gruppo di struttura del fibrato principale. Diciamo, è una cosa molto sottile. Gromov stesso, vedete, c'è, allora, questa è la prova di Gromov, quella che vi sto spiegando. La prova di Gromov è una dimostrazione alla Gromov che si basa soltanto sul fatto che i piconi sono abeliani, però diciamo che è più facile studiarsi tutta la letteratura che serve per capire la seconda dimostrazione che non le tre pagine. Va bene, adesso concentriamoci un po' sul fatto che i gruppi abeliani sono invisibili per la cosmologia limitata. In realtà vi mostrerò che una classe molto grande la classe dei gruppi amenable. Un gruppo si dice amenable, in italiano sarebbe mediabile, se ammette una media in variante a sinistra. Cos'è una media? Cioè, avete una funzione definita su C, volete calcolare, una funzione reale limitata, volete calcolarne una media. Allora, una media deve avere queste proprietà. Se F è maggiore o uguale a 0, deve essere maggiore o uguale a 0. Se la funzione è costante, deve ridare la costante. Notate che una media così la costruite facilmente, per esempio, mu di f potete definirla come f dell'identità di g. Valutata f in un punto di g, queste proprietà. Però vogliamo buttare dentro le proprietà generiche di g e chiediamo che f, scusate il nostro inglese, sia g invariante. Cioè, io ho questa
F definita su G, agisco su G tramite traslazione a sinistra, perciò traslo a sinistra per un elemento qualsiasi del gruppo, ho un'altra funzione. Voglio che la media di questa nuova funzione sia uguale alla media della vecchia funzione, cioè voglio che la media sia G. A volte questa media si denota così, perché sì. Cioè, la ragione vera è che un oggetto del genere veramente definisce una misura ma finitamente additiva, non numeralmente additiva. E dunque questa scrittura si fa. Però se c'è un gruppo topologico, sì. Com'è? Se c'è un gruppo topologico. Dunque, se c'è un gruppo topologico totalmente compatto, uno può chiedersi cosa c'entri questa con la misura di A. C'è una misura, c'è un'unica misura. Allora, la misura di A ha il vantaggio che è numerabilmente additiva, ma non è quasi mai una misura di probabilità, cioè la massa totale del gruppo tipicamente è infinita. Se il gruppo non è compatto, è compatto. Sì. Invece qui, su gruppi, allora, qui sono gruppi discreti, perciò compattezza uguale a infinitezza. La cosa interessante di queste medie è che sono misure di probabilità in un certo, perché sulle costanti danno un numero, comunque la massa totale, e però funzionano anche su gruppi infiniti. Perciò. Dunque sono due nozioni, ci sono delle relazioni tra le due nozioni, ma non sono dirette, diciamo. No, esatto, lo vediamo su. Allora, i gruppi finiti sono mediabili per banale. Prendete la media aritmetica, avete una funzione e prendete la media aritmetica. È generale. Il primo teorema importante è che i gruppi abeliani sono mediabili. Ci torno un attimo. Poi esercizi sono che sotto gruppi mediabili sono mediabili e che estensioni di gruppi mediabili tramite gruppi mediabili sono mediabili. Cioè se avete una successione esatta corta di gruppi, due termini estremi sono mediabili, lo è anche concettare. Avevo fatto un query replace mediabile a meno dopo, si vede qua. Comunque. D'accordo. Questo mi dice già che una marea di gruppi sono mediabili, perché questo mi dice che se parto da un gruppo abeliano e faccio somme dirette, oppure riesco a prendere un gruppo che si quozienta su un gruppo abeliano con che era abeliano, allora quello lì è mediabile. Andando avanti con costruzioni di questo tipo, trovo che i gruppi che sono gruppi dipendenti sono mediabili, perché hanno una catena di sottogruppi tali che hanno un quoziente che riescono a vedere che è mediabile. Perciò, diciamo, la classe di gruppi mediabili è la classe di gruppi che ottengo partendo dai gruppi abeliani e ingrandendo tramite operazioni conseguite. Quello che ho appena detto non è vero, nel senso che quelli che ho appena definito sono elementarmente mediabili. Però costava molta fatica costruire un gruppo che fosse mediabile, ma che non vivesse nella classe più piccola di gruppi che comprende i gruppi abeliani e che è chiusa per questo. Se vi fidate di questi enunciati che sono esercizi, vi rendete conto che se vi restringete almeno dei casi dei gruppi finitamente generati, i gruppi, per dimostrare che tutti i gruppi abeliani sono amenable, basta farlo su z, perché ogni gruppo abeliano è somma diretta di un po' di coppie di z e un po' di gruppi finiti. Dunque, se vi fidate che la somma diretta è un po' Fubinito Nelli la somma diretta, avete una media di qua, una media di là, e con Fubinito Nelli create. Allora, infatti quel teorema lì, il caso difficile è z. E la cosa bella, brutta, è che già su z non è possibile inserire una media. Si può costruire una media, ci sono due modi, e qui va bene, così metà matematico, di costruire medie su z. Uno è con tutti i grafici che sono principali, e l'altro è con Al-Banach, con teorema di Al-Banach, un po' più. Cioè, per te è più facile. Se sono stato usato un effetto principale lo fai una riga. Con Al-Banach come si può fare? Allora, l'idea è semplicemente questa. L'idea è che in L infinito di G ho due sottospazi, ho le costanti contiene. Le costanti in somma diretta con lo span
delle funzioni della forma f meno g per f. Cioè, io prendo una funzione qualsiasi, al variabile di g, al variabile di g in g e f in g. Prendo una funzione, la traslo, il movimento di g, e faccio l meno la sua traslata. Otterrò un'altra funzione. Se è costante, se viene costante di mezzo, si riesce a... Se vogliamo stare tranquilli, facciamo così. Però è una somma di f. Adesso io posso definire un funzionale più facilmente. Sulle costanti dico che phi di una costante è la costante. E qua di me sarà la mia media, no? La mia media so cosa deve fare qui e so che cosa deve fare qui. Qui deve fare 0. Perché essendo g variante, su f meno g per f deve fare 0. Perché siamo variante. E perciò deve fare 0 su tutto questo spazio. Adesso, facendo un conticino banale, questo qui è un sottospazio di tutta la linea. Riuscite a, qui usate che g senza z, a far vedere che questo funzionale qui è ben definito ed è continuo di norma e dunque lo estendete con la mano. L'estensione è quasi la media, manca solo che è positivo sulle positive, non ve lo aggiustate. Comunque, a parte la dimostrazione, la cosa bella è che diciamo Marac, io che non vedo la formazione analitica, se pensate estendere i funzionali lineari in dimensione infinita si fanno le basi. In dimensione infinita ci sarà veramente bisogno della somma della scelta. Sarà che un sottospazio per estendere un funzionale devo. Perché qui non si può eseguire una media su z. Cioè non si. Quel funzionale che è esplicito su un sottospazio di ad infinito di g, se estende un funzionale che non può essere esplicito. Perché se potesse, ciò abbiamo dimostrato che è equivalente a una somma della scelta su qualche tangente in un codice, così. D'accordo, però su z sapremo fare la media. D'accordo, perché sono importanti gli ultimi gatti nel contesto della cronologia? Perché sono invisibili alla cronogialità, e dunque in particolare i gabbiani saranno invisibili. Perché? Il motivo è abbastanza semplice. Per far vedere che una cronologia sia nulla, dovreste aver visto molte volte che la cosa più sensata da fare è costruire, avete un complessone, volete far vedere che è aciclico, costruire un'utopia tra la mappa nuda e l'identità. Questo è il grande classico. Okay? Qui lo si fa molto facile. Allora, qual è un, se avete uno spazio con tre linee, qual è un tipico operatore di un'utopia tra l'identità e la mappa nuda? Fissate un punto a caso. Voi avete questo, un'utopia cosa fa? Prende un simplesso e ne costruisce uno di una dimensione in più. Fate il conto in qualche modo. Siccome lo spazio è contraibile, lo fate bene questo conto. Adesso se fate, perciò se questo è S, questo qui è TDS. Adesso se fate, il bordo di TDS è tutta la superficie laterale più S. Mentre se fate prima il bordo di S e poi il cone rimane solo la superficie laterale, dunque delta T più T delta fa effettivamente S. Dunque delta T più T delta è effettivamente effettivamente 1 meno 0 è quello di qui. Qui fate la stessa cosa, prendete un punto base di identità e fate il cone sul punto base. Okay? Questo mostra che sul complesso di tutte le concatene limitate avete sempre questo operatore di utopia e dunque per complesso è aciclico. Però va bene, perché vi ricordo che la cronologia limitata, cioè per noi dovete sempre pensare così: g al quadrato, g al cubo, g alla m sono i simplessi nel rivestimento universale. Dunque, finché non prendete g varianti, state calcolando la cronologia del rivestimento universale che è nulla, grazie, è contraibile. Non ci stupisce. Per ottenere una non banale bisogna prendere g variante. Allora, questa omotopia non mi dice che la cronologia limitata è banale, perché non è g invariante e dunque non manda concatene invarianti in concatene invarianti. Per renderla g invariante a forza, nel caso in cui g sia nulla,
uso la media e ce la faccio. Perché invece, cioè voglio prendere quel come renderlo invariante. La logica invarianza risiede nel fatto che ho aggiunto quell'uno che è fisso, che è come dire, questo punto base è fisso. Per cui se io traslo questo per g e faccio il combo sul traslato, ottengo questo. Mentre io voglio ottenere il traslato di tutto questo combo. Allora, se traslo con questo combo, questo non si può. Cioè, di essere fin troppo elementare. È chiaro che inserire un 1 là mi ammazza la g-invarianza. Allora cosa faccio? Beh, faccio i coni, tutti i possibili coni su g, li applico qui e faccio la media. E questo mi dice invariante funzione. Perché la media è invariante. E questo mostra che la conologia di invariante è la conologia di invariante è invariante. Perché adesso ho scritto un'omotopia G e invariante. Però questa cosa funziona anche per l'omologia non limitata? No, perché, perché questa mappa, la mappa che integri non è limitata. E dunque la propria mappa è definita su all'infinito, certo. Mi devi dare in pasto una funzione limitata, certo. Se no non ce la fa fare la media. D'accordo. Ora, sarà un po' più dovuto, ma probabilmente mi fermo prima senza fare un po' di cose. Ora che l'ho definita la voglio calcolare su qualche esempio, se no. Allora, partiamo dal grado 1. Il grado 1 è molto semplice. Intanto sappiamo in generale che una concatena g-invariante, l'ho già detto, è completamente determinata da calcolare sulle n più 1 più di quella forma. E allora uno si dice, ma allora perché non lo definisco su quella? La ragione è questo detto, perché se io invece di prendere tutte le... Il punto è che il differenziale nell'ambito omogeneo è molto meglio. Nell'ambito disomogeneo devo prendere una concatena definita sulle n più 1, l'unica concatena definita sulla n uple che le corrisponde. Cioè, quello che sto dicendo è che è chiaro che se prendo le funzioni da g alla n più 1 in n, g varianti, queste sono in direzione con le funzioni da g alla n. Aspettiamo. Il punto è che qui il differenziale per passare da qua a quelle con g alla n più 2 è quello bello. Allora, per definire il differenziale qui non c'è problema, io qua lo finisco e lo indietro, okay? Però la formula è e quella che si chiama risoluzione di sommo, cioè tutti i libri di topologia algebrica, perché è molto comodo usare, e il differenziale noi guardiamo solo il valore 1, è quello più semplice che si possa immaginare, cioè phi delta phi di g1 g2 meno phi di g1 più phi di g2 meno phi. È un conticino molto semplice. D'accordo. Questo già mi permette di dire chi sono gli 1 cocicli. Gli 1 cocicli sono quelle finite che questo qui è 0 per ogni g1 e g2. Però essere 0 per ogni g1 e g2 vuol dire che phi è un omomorfismo, un buon vecchio omomorfismo. Okay? Perciò gli 1 cocicli sono esattamente gli omomorfismi. Però ricordiamoci che sto guardando gli 1 cocicli limitati. E gli omomorfismi limitati da qualsiasi gruppo in R sono solo lo 0. Immagine di omomorfismo sotto il gruppo additivo di R. Sotto il gruppo additivo di R limitati non ce n'è, se non lo 0. Okay? Questo mostra che la omologia limitata di G è sempre 0. Passiamo al grado 2. In grado 2 non vi faccio la trattazione generale, vi faccio Z star Z, perché è il caso più importante di tutto, cioè il gruppo di vostro elemento. Allora, intanto ci ricordiamo che l'H2 di Z star Z è 0, cioè l'H2 classico di Z star Z, non quello limitato, è l'H2 del buche di questo che è un complesso cellulare di dimensione 1. Dunque, se io prendo una classe là dentro, lei è di sicuro il corpo di qualcosa. Ok? Perché è 3.
accesa, non per favore questa cosa. Però notate che quella F può non essere limitata, è tutto qui. Quando è che quella phi è 0? Quella casetta è 0? Quando è il cobordo di qualcosa di limitato, mentre io sono solo tempo corto di qualcosa. E naturalmente il cobordo di qualcosa è limitato, che è la definizione, perché sono partito da un certo che è limitato. Okay. Allora, la domanda che mi si deve porre è: quali sono quelle 1 cocatene? Le 1 cocatene nella risoluzione disomogenea sono le funzioni da Ginevra, il cui cobordo è limitato. Abbiamo visto che avere cobordo 1 vuol dire essere un omomorfismo. Avere cobordo limitato vuol dire questa qua, qua. Vuol dire che esiste un K che non dipende da G1 e G2, tale che valga questa cosa qui. Cioè che non è un omomorfismo, però quasi, è un quasi morfismo. Okay? No, non è un omomorfismo a meno di un errore uniformemente limitato indipendente da G1 e G2. Fatevi osservare una cosa, c'è un modo molto banale di costruire quasi un morfismo. Uno prende un vero morfismo e gli somma la funzione limitata. Ok? Prende un vero morfismo. Guardate che non sono gli morfismi là, non sono più limitati. Poi l'importante è che il loro comodo sia limitato. Allora prendo un morfismo qualsiasi, somma una roba limitata. Però questo è un modo un po' banale di costruire quasi un morfismo. Andiamo avanti nell'analisi. Per ora perciò ho trovato che una qualsiasi elemento dell'H2D è fatto così. Però quando mi dà un elemento non banale dell'H2D? Beh, allora, è banale se solo se, oltre ad essere il cobordo di questa F, è anche il cobordo di una roba limitata. Questo è per definizione. Un elemento è banale, un cobordo già limitato, se è il cobordo di una roba limitata. Ovvero se solo se esiste una B limitata, tale che il cobordo di F è meno B è 0. Ma il cobordo di F meno B è 0 vuol dire che F meno B è un omomorfismo. Morale della favola, il cobordo di F è nullo in cobordia limitata se e solo se F si scrive come omomorfismo più roba limitata. Perciò quel modo banale di costruire quasi morfismi mi dà la classe banale in cobordia limitata. Ok? Se e solo se. La cobordia limitata di G è proprio uguale allo spazio dei quasi morfismi modulo gli omomorfismi più roba limitata. È facile esibire quasi morfismi da Z per Z in R che non siano a distanza limitata da omomorfismi. E dunque questo è il mondo. Sto andando così piano che posso rallentare ulteriormente e farvi vedere uno di questi oggetti, perché è molto elementare. Così vi faccio una dimostrazione completa del fatto che l'H2 Z star Z non è 0. Perché così, se vi esibisco un quasi morfismo che non è a distanza finita da un omomorfismo, quasi morfismo ce n'è tanti, però vi faccio vedere i più semplici tutti, che è questo. Pongo F di X alla N, Y alla XN1, YN1, XN2, YN2, e via dicendo. Dove, allora, cos'è un elemento che è un poligono su due elementi? È una parola fatta così. Vedo la cardinalità degli Ni o Mi positivi meno la cardinalità degli Ni o Mi negativi. Questo è un quasi monomorfismo, no? Però non lo è. Non lo è perché, per esempio, f di x alla quinta è uguale a f di x2 per x3. Questo è il numero, no? Sto solo contando quante volte qui vedo numeri positivi. Lo vedo una volta. Mentre f di x2 più f di x3 è 1 più 1 che fa 2. Dunque questi qui non sono uguali. Cioè non è un omomorfismo. Però cos'è che può capitare? Quando giustamente dimostrare che questo è un quasi morfismo è semplice, devo confrontare f di g1 g2 con f di g1 più f di g2. Ma g1 e g2 non è che sono tanti casi. O quando giustappongo uno finiva con una lettera e l'altro inizia con un'altra lettera, e allora viene proprio un omomorfismo. Oppure se iniziamo la lettera fine di uno uguale a quella dell'altra, g1
ci sono un po' di cancellazioni, o non cancellazioni, ma conto due volte da una parte una cosa che veniva montata una volta sola di là. E dunque una facile analisi dei casi mostra che f di g1, g2 meno f di g1 meno f di g2 è o 0 o 1 meno 1. Cioè, non posso succedere questa cosa. Dunque è un caso non finito. Perché non è la distanza limitata da un numero non finito? Beh, supponiamo che f sia h più 2, questo è un nuovo morfismo e questa è limitata. Supponiamo per assurdo che vada questa cosa. Beh, allora cosa ottengo? Ottengo che f di x alla m è h di x alla m, limitata, diciamo, norma di b meno uguale di h. Questo qui è h di x alla m più b di x alla m, e questo è n volte h di x più b di x alla n. Però questo è vero, no? Però niente. Cioè, f di x alla n l'ho definito io. Beh, allora, potete riscrivere così. H di x è 1 meno b di x alla n fratto n. Però niente. Però questo qui è meno uguale a 1 più k fratto n, e questo b di x alla n b è poverino eliminata. Questo è vero per ogni n, dunque h di x deve fare 0. Ok? È vero per ogni n. Ma allora questo non esiste. Dunque f è limitata. Ma f non è limitata, perché f di xy alla n è uguale a n. Faccio xy alle volte, conto gli esponenti positivi sono 2. Ok? Una cosa carina è che abbiamo dimostrato che, per esempio, abbiamo dimostrato che questo qui non è meno, perché ha due salute. E si può anche dimostrare che questi gruppi abeliani, viceversa, i gruppi abeliani sono a meno. E dunque si può ricostruire la dimostrazione al contrario per vedere che non esistono quasi morfismi comparati sui gruppi abeliani. Se avete un gruppo abeliano, in qualsiasi suo quasi morfismo è un omomorfismo più una roba limitata. Sui gruppi abeliani questo è un esercizio che si può fare senza un grafino. Cioè, questo enunciato qui non dipende dal fatto che sia una omogeneità un po' più debole, che si può fare senza un grafino, senza un bar, senza un... In realtà è vero molto di più, cioè la dimensione di questo qui, scusate, fatemi fare un'osservazione, non può esistere nessun Mayer di Hodge, perché la cardinalità di S1 è 0, perché Z è amenable, e la cardinalità di S1 buchetto con se stesso, okay. Questa è la grande differenza tra la congelità e la mobilità. Non essendoci mai Beethoven, diciamo, tutti gli cioè non sono verificati gli assiomi della congelità. Dunque anche CW complessi finiti possono avere un'omologia limitata alla dimensione infinita. E questo è il caso lì. Dato la dimostrazione semplice, basta eseguire abbastanza quasi morfismi tutti gli elementi indipendenti in un senso. Non è difficile questo. Molto più difficile è salire di lato, cioè cambiano tutte le tecniche, però giusto per darvi un'idea di cosa succede, che anche in grado 3 la dimensione è infinita. E una cosa molto divertente, secondo me, è che questo oggetto è sconosciuto per ogni n maggiore. Non si sa neanche se è 0 o non è 0. Dunque, diciamo, io la vedo così, sui gruppi amenable è tutto banale. Appena un gruppo è non amenable, questo diciamo è l'esempio più semplice che esista, non si sa quasi niente. Vabbè, diciamo. Sì, diciamo, la cromologia è qualcosa che, diciamo, mentre la cromologia standard ha più a che vedere con la dimensione degli oggetti che tratta, la cromologia limitata ha più a che vedere con le loro proprietà
in curva, questa è una frase molto filosofica. Il, diciamo, un gruppo si chiama di curvatura negativa in senso classico se il gruppo fondamentale è una varietà compatta di curvatura negativa. Poi nel corso degli anni l'uomo fa introdotto classi di gruppi sempre più grossi, in particolare i gruppi di gruppi iperbolici, poi di gruppi relativamente iperbolici e poi altre cose, che mantengono questo sapore di curvatura negativa. La definizione più generale degli ultimi anni è questa qui, gruppi a cilindri differenti iperbolici, che contiene tutti i gruppi di gruppi iperbolici, di gruppi relativamente iperbolici e anche altri, come altri gruppi di superfici iperboliche compatte, che non sono né iperbolici né relativamente iperbolici. E è un risultato recente che questo fa vedere anche un'altra cosa. Invece, al contrario, le varietà di curvatura positiva o nulla, quelle di curvatura positiva hanno un gruppo fondamentale finito. E quelle di curvatura maggiore uguale di zero hanno un gruppo fondamentale che è virtualmente risolubile, cose del genere. Perciò la curvatura maggiore uguale di zero cade tutta in una classe di gruppi amenable, per cui la cronologia limitata svanisce. Mentre l'idea che sta alla base di queste definizioni di Hoff è che in curvatura maggiore di zero queste invarianti si annullano, in curvatura minore di zero diventano molto grossi. E abbiamo dimostrato con la redattrice Alessandro Sisto che questa diciamo, non è vera solo in grado 2, ma è vera in grado 3. Entrambe le dimostrazioni di questi enunciati si basano su una riconduzione del problema al gruppo libero. Riconduzione è sofisticata. Va bene, ora negli ultimi 2 minuti. Sì, prima avevo cominciato nel 10. Sì, è vero. Vi parlo di un'applicazione ancora più topologica della cronologia limitata, che è il volume superficiale. L'idea è che, diciamo, la cronologia è duale alla topologia. La cronologia limitata di cosa è uguale? Sempre l'omologia, però con una norma. Allora, sull'omologia singolare io posso piazzare la norma L1, perché la norma all'infinito sappiamo tutti che è la norma uguale della norma L1. La norma L1 sulle catene singolari è questa qui. Cioè, esattamente come la norma all'infinito di una funzione sui sintessi, il massimo che piglia, vuol dire che come norma L1 su somme di sintessi devo mettere la somma dei numeri. Prendendo lì sui rappresentanti, ancora abbiamo una norma sui cicli e dunque una seminorma sull'omologia. Quindi è uguale, una classe di omologia con tutti i suoi rappresentanti, prendo l'if e le norme. Se abbiamo una varietà n dimensionale compatta e orientabile, il suo HM coefficiente in z è z, generato da quella che si chiama la classe. Per esempio, se è triangolabile la varietà, compatto orientabile, sommate tutti i sintessi della triangolazione ottenete, a livello omologico, la classe fondamentale della varietà. Okay. Ora, da Z passate in R, cioè prendete questa classe fondamentale, la pensate come una classe a coefficienti reali e ne calcolate la norma di R. Okay. Quello che ottenete è quello che si chiama volume superficiale, sempre prodotto da Hoff. Tutto quello che ho detto oggi è stato introdotto da Hoff in un solo articolo del 1989. Che ha dato 100 pagine che hanno dato vita a migliaia di pagine di esegesi. Allora, il volume superficiale è un invariante monotopico, questo è semplice perché se avete un'equivalenza monotopica riporta la classe fondamentale da n a quella di n e viceversa, e la norma L1 viene più o meno conservata. E dunque un invariante topologico, cioè prima che uno parli di curvatura mentre rimaniane, non vede quale sia il legame tra questo oggetto, che c'è solo sintessi singolari e la curvatura, e invece c'è. Per esempio, ci sono risultati molto più fini di questo, però più complessi da dire. Se n ammette una metrica rimaniana Ricci maggiore di 0, allora il suo volume speciale si annulla. Se ammette una metrica di curvatura sezionale anche variabile ma negativa, il volume speciale è positivo. È sempre la filosofia di Hoff che questi invarianti vedono la curvatura negativa e si annullano la curvatura non negativa.
D'accordo. Facciamo una prima. Far solo vedere che può annullarsi effettivamente, perché non dice quanto c'è. Ho una classe fondamentale, è una somma di tre elementi, come faccio a renderla di norma nel mio piccolo piacere? È semplice. Se prendete S1, la classe fondamentale ovvia di S1 è l'uno simplesso che fa un giro e inizia dove era finito. Però io adesso posso prendere l'uno simplesso singolare che fa n giri, lo divido per n, nel senso che prendo 1 fratto n che è lui, e lui è ancora la classe fondamentale. Questo è facile da dire. Però la somma meglio 1 è 1 su n. Dunque io, dato voi mi date n, io vi do la classe fondamentale con una meglio 1 e 1 su n. Dunque è inf e 0. Questa cosa è molto più generalizzabile, diciamo, se avete una mappa da m in n di grado topologico positivo, prendete un ciclo fondamentale a caso. Allora, questa è per definizione. D alla n per la norma di norma di lei, la norma del 1 di D alla n per la classe fondamentale. Però D alla n per la classe fondamentale lo realizzate per quel ciclo fondamentale lì. Se prendete un ciclo fondamentale e applicate f, proprio siccome f ha grado d, per definizione di grado, se volete, ottenete una roba che è di volte la classe fondamentale. L'applicate ancora ottenete una roba che è D al quadrato volte la classe. Però lui, come si scrive? Si scrive così. Cioè, lui, chi è questo qui? Prendete quel ciclo e state semplicemente imponendo se io come la n. Dunque, la norma è l'1 di questo qua, non sta cambiando. È sempre la nostra norma L1 iniziale. È esattamente quello che ho fatto con S1. Cioè, se voi prendete z by n su S1, cosa fa z? Riprende il vostro ciclo fondamentale standard e ve lo manda in 1 che gira le volte. Ok? E dunque, iterando, ottenete una roba che è un solo simplesso singolare, ma che dà tantissime volte alla classe fondamentale. E qui è la stessa cosa, perché ora dividendo per D alla n, ottenete questa roba qua, e siccome il numeratore fissato il numeratore n lo scelgo io. Perciò, se una varietà volume superficiale, potete vederla in due modi, che se ha una mappa in sé di grado maggiore di 1, allora volume superficiale 0. Vi dà anche una istruzione, cioè se trovate una varietà con volume superficiale non nullo, non può avere automappe di grado maggiore di 1. È molto rigida. E infatti ha una varietà rigida. In particolare ha tutte le sfere, tutti i tori. Questa è sempre la filosofia che curvatura maggiore uguale a 0 implica di più. Vabbè, fatemi concludere con. Vi ho fatto vedere che il volume superficiale sia nulla spesso. Come si fa a vedere che non sia nulla? Posso dire due che viene sempre 0. Non è banale dimostrare che non sia nulla, perché io devo prendere una classe fondamentale e far vedere che non è rappresentabile mai con cicli di norma e non basta. Come descrivo tutti i cicli fondamentali? Non si può fare così. Bisogna trovare delle limitazioni inferiori. E ce le dà la pagina, se vogliamo. Quello che ho scritto qui è praticamente cioè, se voi avete un funzionale, è sempre vero che applicare il funzionale a un oggetto e quello che ottenete è un numero che è il numero uguale della norma dell'oggetto per la norma di dunque, questo mi dice in particolare, scusate, che se trovo un solo elemento di topologia limitata che non si annulla sulla base fondamentale, beh, il volume superficiale è strettamente positivo, perché il volume superficiale è maggiore o uguale di alfa applicato a n diviso per la norma di fine. È tutto coerente, perché la topologia limitata di tori, sfere e così è nulla. Perché hanno un gruppo fondamentale a meno. Dunque, non è strano, diciamo. Piglio tutti 10 minuti, non ho ancora fatto, e vi faccio vedere il primo esempio di volume speciale di 1. Saliamo di dimensione. In dimensione 1 c'è solo S1 di varietà. In dimensione 2 c'è sfera, toro, che si annullano, e poi ci sono due tipologie di varietà.
non, lì non deve annullarsi come speciale, ve l'ho preannunciato dal teorema di Gödel, curvatura strettamente negativa in verso. Vediamo perché. Allora, intanto sulla mia superficie metto una replica iperbolica e da un simplesso singolare, cioè questa cosa che carica solo in curvatura minore uguale di 0, lo valorizzo, cioè lo sollevo, visto che è semplicemente connesso, e il simplesso, la mappa valore si immagina, sollevo anche se è universale. Lì la rimpiazzo con un bel triangolo geodetico opportunamente parametrizzato e poi lo ributto giù. Voi avete un simplesso singolare orientabile C0, neanche C infinito, sollevate, guardate solo dove vanno i vertici, lo sostituite con quello bello dritto, lo ributto giù. Graficamente lo prendete, lo sollevate. Questo è ben definito, non dipende dal sollevamento scelto, è semplice vedere perché agisco. I gruppi di automorfismo e rivestimento sono isometrie, dunque raddrizzare e traslare contano. E ora definisco questa mia classe limitata. La classe limitata è questa qui. Dato un simplesso singolare, lo raddrizzo e poi ci interpo la rete. È un ciclo Stokes. La cosa divertente è che i triangoli geodetici nel piano iperbolico hanno tutti archi di congruente limitata da prima. Questo è un fatto di geometria del piano iperbolico. Sulla sfera non posso raddrizzare. La sfera è già semplicemente connessa, ma se piglio due punti antipodali non so quale geodetica scegliere. Dunque non posso raddrizzare. Sembra una scenata, ma è la causa di tutto. Sul piano posso raddrizzare, però l'area dei triangoli nel piano riesce a essere infinita. Dunque, sapendo il ciclo, non sarebbe limitato. Invece qui funziona. E qui è molto facile, a questo punto, fare un po'. Se applico questo ciclo alla classe fondamentale ottengo l'area. Questo, come classe fondamentale posso scegliere una triangolazione di triangolini geodetici molto piccoli, sto sommando l'area di tutti i triangoli. Comunque, diciamo, è chiaro che scontrando questo ciclo con area con la classe fondamentale ottengo tutta l'area, che è esattamente per causa non è quel numero lì. E dunque abbiamo questa disuguaglianza, e qui è come tale si semplifica. Negli ultimi slide, invece che risparmio, dimostrato che questa disuguaglianza è in realtà un'uguaglianza. Però è un po' meno interessante, diciamo. Trovare gli upper bound è più facile, perché alle due, per esempio, troviamo un numero facilissimo, che è già un po' vicino a me. La superficie di genere G la costruisco come il quoziente di un 4G arco. Ok? Questo vuol dire che la triangolo, usando questi triangoli, non è una vera triangolazione, però definisce una classe fondamentale con 4g-2 triangoli. Perciò come classe fondamentale posso prendere la somma di questi qui e ho già che il volume superficiale, la cui norma è 1, è il numero di già. Il volume superficiale è uguale a 4g-2, cioè ci siamo quasi. Devo promuovere questo 4g-2 e 4g-2. Farlo scendere un po', ma è, vi dico anche come si fa a voce. Invece di partire da sigma G, prendo un suo rivestimento di grado 1000, calcolo il genere del suo rivestimento, applico questa formula di rivestimento, butto giù, divido per 1000 e facendo questo conto vedete che questo erode questo menuto fino a farlo diventare la forma. Comunque diciamo, è costruttiva, si esibiscono questi quei cicli fondamentali che dicono che questo qui è al massimo 4g-4 si esibiscono. È molto più difficile dare dei lower bound, bisogna trovare delle costruzioni guidate dal fenomeno. Vabbè, questo è tutto. Se si annulla esiste una mappa di no perché
incollamento del volume semplice, dicono che se incolli varietà con bordo, cioè la nozione di volume semplice dovrebbe avere con bordo, quello che ti immagini, cioè la classe fondamentale dell'omologia relativa e per i limiti delle opere. Sono determini incollamento lungo sfere. Perciò se prendi, per esempio, se prendi S1 per S1 per S1 e fai la somma connessa con se stesso, si dimostra che il volume semplice è sempre 0, perché ci sono dei valori di comportamento. Però adesso la mappa di grado maggiore di 1, definirla qua, non so di la cosa se c'è o non c'è, ma è molto, cioè non è ovvio, perché non è che estendi, cioè definisci da un lato, ma di là che fai. Dunque, no, ci sono degli esempi più complicati di quello che ho fatto, però. Cioè puoi rendere rigida una situazione incollando pezzi, che singolarmente non sono rigidi. Ma se li incolli in una maniera opportuna e rigidisci, diciamo, la struttura globale della proprietà. Ma la quantità, cioè la tecnologia di data, altre cose, cioè cosa che misura? Secondo me misura prevalentemente il comportamento di curva globale di tecnologia. Ci sono altre applicazioni. Misura anche la c'è un concetto di stabilità delle rappresentazioni, lo dico a voce. Se tu hai, cioè io cosa ho fatto vedere? Che l'H2 limitato è quasi morfismi modulo per i banali. Però è vero, anche l'HM limitato è quasi cocicli, cioè puoi prendere una roba di dimensione 1 meno, in cui comunque non è proprio 0, ma è limitato. Quello ti dà una concatenazione limitata. Non è scontata che sia un numero con voce limitata, perché dovrebbe essere anche il comune più cose limitato. Allora, la cronologia limitata misura quanto i quasi cocicli siano vicini all'essere veri cocicli. Cioè, se la cronologia limitata è grande, non è detto che sia così. Se è zero, deve essere una cosa così. Questo è interessante a livello di rappresentazione, perché se tu hai una roba che non è una vera rappresentazione di un gruppo metti nel spazio totale, addirittura in un SOM, in S1, cioè G che lo rappresenta. Allora, le vere rappresentazioni del gruppo, cioè dei mondi, e poi hai delle cose che sono quasi rappresentazioni, cioè che rho di G1 per G2 è vicino a rho di G1 composto rho di G2 in un senso opportuno. E qua, per chi studia quantistica, è interessante capire se queste in realtà sono parenti di una vera rappresentazione o ce n'è di esotiche. E la cronologia limitata misura questo esotismo. Cioè, più roba che cronologia limitata hai, più hai possibilità di costruire quasi morfismi che non sono morfismi. E dunque è un fenomeno di non stabilità, diciamo, cioè tu. Perché delle cose che sono vicine a essere una rappresentazione per un verso, ma non sono veramente a distanza di rappresentazione. Dunque la nozione di rappresentazione non è stabile in un senso. Sì, rientrano nella, cioè svariate dimostrazioni di teoremi di rigidità o la famosa della cronologia limitata, o almeno sono state riscritte così. Per esempio, io vi ho detto che l'H4, non si sa che cos'è l'H4 di Z stretta. Però, cioè, in realtà se G è più 1 di una n varietà compatta di curvatura minore di 0, allora si sa che la n di si può stare nel grado nella conoscenza di questi gruppi, a patto di prendere gruppi la cui dimensione cronologica, anche classica, sia imposta. Perciò, diciamo, se è una n varietà, l'HN di quella varietà dice delle cose sempre correlate alla curva. L'ultima slide, quella sì. Che hanno si può generalizzare la varietà di un po' di dimensione di varia? Sì.
questo è sempre il nodo. Cioè tu prendi il sum dei volumi, che poi è il volume di quello ideale naturale, e vale questo. Diciamo, la mia strategia mostra facilmente che vale questa. Ecco, mentre nel caso, che era più difficile se vuoi, mentre nel caso di superfici tu esibisci grandi triangolazioni, per dimostrare la tua sbaglianza devi esibire i concetti. Ecco, abbiamo dimostrato, cosa che fanno troppo, farlo. Abbiamo dimostrato un paio di anni fa, e Stefano Francaviglia, che in dimensione strettamente maggiore di 3 non esiste, diciamo, la norma di Gomov non è realizzata mai come push forward di triangolazione degli investimenti finiti. Perché uno quando le superfici poi dice, vabbè, ok, al posto delle triangolazioni prendi i cicli singolari, metti a coefficienti neri. Ma sarà sempre vero che è uguale a prendere triangolazioni di opportuni investimenti infiniti e poi buttarle giù e dire per il grado? Detto così è falso, perché se prendi la sfera che è semplicemente connessa, lei di investimenti non ne ha, eppure la norma sua di nuovo è zero. Però uno se lo può dire per le varietà che hanno un gruppo fondamentale visivamente definito, che è equivalente a dire che da zero a metri rimaniana tu mi dai un raggio anche un miliardo, io ti costruisco un investimento il raggio di utilità è maggiore di un miliardo, vuol dire che ti sembra di poterlo fare, cioè ti sembra che dato un ciclo singolare a finiti tetraedri riesci a renderli embedded in qualche... Però ho dimostrato recentemente che non è così, perciò è più sottile ancora.